Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. La lattina di oggi, ragazzi, è una leggenda che è veramente qualcosa di assurdo. Infatti, si tratta di un pezzo antiquato che nella mia collezione davvero non poteva mancare. Stiamo parlando della Superbrai in versione Nitrous, ragazzi. Progenitore delle Extra Strange, ragazzi. La lattina in questione arriva direttamente dal 2009 e trovarla piena, ragazzi, per recensirla è qualcosa di assurdo, inimmaginabile. Mi raccomando, però, non esitate ora a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Nessuno porta dei contenuti di questa natura. Ragazzi, non c'è bisogno che ve la descriva, questa Monster Super Dry versione Nitrous appartiene a un set, a un trio che io già possiedo completo e che vedremo man mano. Questa è la prima. È una lattina molto vecchia, ragazzi, la possiamo definire il progenitore della lattina a destra, della Super Dry versione Extra Strange. Diciamo che quest'ultima è stata prodotta più avanti. Infatti lo SKU della Extra Strange è 12-13. Questo ci fa capire che per l'appunto risale al 2013. Infatti la Extra Strange è stata prodotta successivamente alla Nitrous, sia in versione normale che col Twisted Top. Invece la nostra Super Dry versione Nitrous possiede il Twist Top qua in alto di colore nero. Molto molto bello, il design è quello della classica Extra Strange, però ragazzi molto molto bello, mi piace di un verde che è stupendo, ricorda praticamente delle zolle tutte quante sgretolate, no? Quasi come se ci fosse un terremoto, stupendo. Poi abbiamo il logo Monster posto in diagonale di colore nero, Super Dry e in basso, ragazzi, Nitrous Monster Energy, davvero stupenda da 355 ml. Questo è un pezzo leggendario, mi rincresce anche aprirlo. Ragazzi, guardate che bellezza. Qui abbiamo la tabella dei valori nutrizionali, gli ingredienti e poi il quadro della descrizione, Nitrous Monster Energy. La descrizione, il motto Unleash the Nitro Beast e il suo SKU, ragazzi, è leggendario. 039, ragazzi, lattina del 2009 con produttore Rezzam. Cioè, ragazzi, trovata piena per voi. Sono pronto per fare la follia, anche perché sono curioso di assaggiarla. Perfetto. Ragazzi, alquanto strana, molto molto bello il colore standard che tende al giallognolo. Non tiene frizzantezza, probabilmente perché è scaduta. Ragazzi, ciò che stiamo per fare è folle, cioè per la serie Expired abbiamo creato qualcosa di assurdo. L'ho fatto un qualcosa che dubito qualcun altro soltanto potesse andare a pensare. Non male, diciamo che di fatto tende a ricordare la Nitrous, ma è andata talmente a male che sa di sciroppo. Tende quasi a perdere, a retrocedere. Non ha frizzantezza, mi pare ovvio. Cioè, non è male. Ok, si sente che è un po' zuccherina caramellata, però perde di intensità. Ci accorgiamo che in tutto e per tutto quelli che sono i sapori si vanno ad amalgamare e ricordano lo sciroppo. Cioè, non dico che sia imbevibile, ma è una confusione totale. Cioè, sentiamo proprio che va a mancare di sapore. Cioè, non è male, ragazzi. Probabilmente se fosse stata più intensa, i connotati sarebbero equilibrati. Di conseguenza, con probabilità, la bevanda si sarebbe anche salvata. Ma qui veramente arriviamo ad un punto dove tutto quanto tende ad andare in malora, cioè gli stessi ingredienti collassano l'uno sull'altro e diventano quasi una pappetta scomposta ammuffita.
partita. Però ragazzi, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo di veramente un bel po' di anni e abbiamo portato a casa una lattina leggendaria. L'abbiamo assaggiata, cosa che nessun altro avrebbe fatto, e che dire, proprio per questo non esitate ora a lasciare un like, a commentare e soprattutto non dimenticatevi di andare a seguire il profilo Instagram del mio caro amico Mario. È stato lui ad avermi procurato una bevanda di questo tipo, perciò se desiderate o avete intenzione di comprare anche da lui lattine abbastanza rare, non esitate a contattarlo. Detto questo, mi raccomando ragazzi, non esitate ora a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché chi nel 2023 vi va a recensire una bevanda del 2009, la trova piena e ve la recensisce. Mi raccomando, super supporto, perché questo è solo l'inizio. Commentate e soprattutto condividete. Noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao!